Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. C'è chi, partendo proprio da un programma iconico come Uomini e Donne, riesce a sorprendere il pubblico e cominciare una carriera nel mondo dello spettacolo. Oggi probabilmente questo accade molto di meno, anche perché il mercato è saturo ed è tremendamente complicato emergere tra tanti volti che vengono proposti dai programmi televisivi. C'è stato un periodo, però, che proprio dal programma condotto da Maria De Filippi sono venuti fuori una serie di personaggi, giovani ragazzi e giovani donne che hanno saputo cavalcare l'onda della notorietà, ritagliandosi uno spazio importante e diventando dei punti di riferimento per i telespettatori. Carina Cascella. Tra questi c'è di sicuro Carina Cascella, una delle opinioniste ed influencer più apprezzate. Arrivata al successo partendo proprio da Uomini e Donne, Carina è diventata donna seguita non soltanto dal pubblico del programma di Maria De Filippi. Il motivo? Oltre all'aspetto estetico, che ci parla di una donna bellissima, Carina negli anni ha anche avuto modo di prendere posizione anche su tematiche molto importanti. È proprio la sua personalità che, anche all'interno dello studio di Uomini e Donne, ha sempre colpito il pubblico. E così il pubblico ha cominciato a seguirla anche sui social, dove Carina pubblica tantissimi contenuti. La Cascella ama condividere foto della sua vita, selfie e scatti particolari che la ritraggono e grazie ai quali lei riesce anche a sviluppare il proprio lavoro da influencer sui social. Diversi brand si rivolgono a lei per delle sponsorizzazioni, ed è diventata anche questa una fonte di lavoro importante per Carina. Carina Cascella, il Festival di Venezia e la drammatica rivelazione. La bella Carina si è sempre messa in mostra anche con argomenti particolari, sui quali si è esposta ed attraverso i quali ha anche provato a dare il suo punto di vista. In questi giorni si sta svolgendo il Festival del Cinema di Venezia. Sono tanti gli influencer che sono presenti nella città veneta. E la Cascella? No, lei non c'è. Il motivo? È stata lei stessa che ha provato a dare una chiave di lettura molto particolare attraverso i suoi canali social. Stories di Carina Cascella. Voglio pubblicarvi uno dei tanti messaggi dove mi si chiede perché non vado o perché non ci sono a Venezia. La realtà è che la domanda è un'altra: per quale motivo dovrei andare a Venezia? Ha spiegato la Cascella sui social. Chi sono io per stare lì? Poi ogni anno è sempre peggio. Capisco chi ha uno sponsor e con i social ci può stare. Ma il resto? Ma perché vanno cani e porci? Cos'è sta roba? Ancora le parole dell'influencer su Instagram. Insomma, una spiegazione chiara di quanto è accaduto e della sua posizione sull'argomento. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.